C'è un territorio nell'Italia del vino che è un mare di poetiche colline che diventano figure femminili con indosso, perle di borghi, campanili e castelli, tra i più belli d'Italia, racchiuso tra i fiumi Tanaro, Belbo, Bormida e Po. I suoi brick foss sono disegnati da vigneti e boschi fantastici, popolati di spiriti e masche, tra monti sacri e fontane bollenti. Le sue origini sono leggendarie, ma legate al suo potente marchesato in un intreccio di memoria con gli antenati liguri, celti, galli, romani, saraceni, longobardi, franchi, cavalieri templari, gli aleramici, i paleologi, i Gonzaga, i Savoia e infine contadini e partigiani. Il tempo è quello della natura e del lavoro contadino. Lo spazio è il primo territorio del vino italiano riconosciuto patrimonio UNESCO, con le Langhe e il Roero come eccezionale esempio di interazione tra uomo e ambiente. E se a raccontare tutto questo sono alcune delle pagine più belle della poesia e della letteratura italiana, a tradurlo in immagini è la Land Art, che fa spuntare tra i filari panchine giganti e teste spaventose. Wine News è in Monferrato, regno della Barbera d'Asti, regina da secoli della viticoltura del Piemonte, della quale ha raggiunto il vertice nella piramide qualitativa con numerose DOC e DOCG, mantenendo le radici ben piantate nella cultura contadina e i suoi bricchi storici come la Cour, il Couru, sul quale ci troviamo, uno degli appezzamenti più importanti del Monferrato, vero e proprio chateau del Nizza di OCG e delle migliori barbere nella tenuta della cantina Michele Carlo a Castelnuovo Calcea, artefice della storia e del successo di questo territorio e dei suoi grandi vini in Italia e nel mondo. È qui che il Monferrato diventa anche il regno della fantasia, grazie all'Art Park La Courte. Progetto visionario e creativo di Michele Chiarlo è tra i primi esempi di Land Art in Italia, che celebra il matrimonio, il dialogo tra vino e arte, facendosi immergere in atmosfere arcaiche e fantastiche, ragionando e meditando sul rapporto e l'armonia tra l'uomo e la natura. Un museo a cielo aperto tra i vigneti ed in continuo aggiornamento, le cui scenografie paesaggistiche sono state progettate dal maestro Emanuele Luzzati, tra i più grandi scenografi e illustratori italiani, che qui ha lasciato in eredità le sue sculture, da Madre Natura all'Astrolabio. Ma tra le opere di artisti di fama internazionale spiccano La Porta sul Vigneto di Ugo Nespolo, il quadro dedicato ad Umberto Eco di Giancarlo Ferraris, Le Teste Segnapalo di Dedo Fossati, Baltasar Brennestuhl e Rolando Carbone. A farci da guida d'eccezione è Stefano Chiarlo, a capo della cantina di famiglia e presidente dell'Associazione Produttori del Nizza di OCG. L'idea del parco è nata da un nostro collaboratore, amico, che è il nostro artista Giancarlo Ferraris, che ha sempre un po' caratterizzato le nostre etichette artistiche. Lui aveva questa amicizia in Emanuele Luzzati e una sera, trovandoci in questo posto magico, abbiamo detto quale può essere qualcosa per far avvicinare gli enopassionati al vigneto, che sono il nostro posto scenografico per far capire un po' la nostra filosofia. E quindi è stata l'idea di mettere l'arte nei vigneti e da lì è nato un po' questo progetto di coinvolgere non solo grandi artisti come Luzzati, ma 15 artisti artigiani che hanno lavorato insieme, ed è nata l'idea di un percorso tra i vigneti mettendo queste sculture e scenografie proprio per scoprire vigneto per vigneto camminando, che poi è sempre l'aspetto più bello, no? da visitare le nostre colline. Quindi l'arte è diventato
è diventata veramente una scusa per visitare i nostri vigneti. E dopodiché sono nate anche altre iniziative in questo territorio, dalle big bench ad altri, ai nidi per esempio a Vinchevaglio, e quindi abbiamo un po' contaminato il territorio con l'arte in questo modo. Un altro grande artista ugonesco, un artista pop conosciuto in tante nazioni, dove appunto lui, piemontese, logicamente legato al mondo del vino, ha voluto donare appunto questa porta sui vigneti, proprio perché chi entra nei vigneti e viene contaminato dall'arte, come il vigneto è parte dell'arte riconosciuta dall'UNESCO, così l'arte può essere dialogare con il territorio e con le vigne di produzione. Questa è l'opera Sito del Fuoco, realizzata da Lelio Luzzatti, dal maestro Luzzatti nel 2002, quando è nato il parco. Vedete che è una ceramica inserita in questo astrolabio in rame, con queste sculture falò che si illuminano durante la notte con i cipressi anche illuminati. Sono cipressi che hanno più di 250 anni. Allora, i componenti del parco sono i quattro siti ispirati ai quattro elementi, quindi il sito del fuoco che avete visto prima, il sito della terra che è questo osservatorio, una torretta da cui si vede tutto il territorio, il sito dell'aria che è una voliera con gli uccellini di ceramica sempre realizzati da Luzzatti, e il sito dell'acqua che sta a Cascina la Curte. Ma poi ci sono le teste segnapalo che sono state riprese da tre artisti con tre stili differenti, che riprendono una vecchia tradizione piemontese di porre sul palo di testata queste, diciamo, sculture con la testa di una persona, un po' a proteggere il raccolto da tutte le malattie e intemperie che potevano arrivare. E poi ci sono altre sculture come queste, appunto, lance dei guerrieri, e quindi è disseminato questo percorso di 1 km 200 metri attraverso i vigneti che l'amante del vino può scoprire durante il suo percorso. In uno scenario tanto lirico e simbolico, dove le emozioni della terra sono amplificate dall'arte, con in mano un calice di Nizza cipressi di OCG che deve il suo nome proprio a maestosi cipressi descritti da Stefano Chiarlo e che dominano la collina della tenuta, raffigurato dall'artista Ferraris nell'etichetta di questa super barbera in vetta alla Top 100 2018, ma con l'annata 2015 della rivista cult USA Wine Enthusiast. Una cosa è certa, anche il vino è fantasia e ci fa venire in mente quello che il grande regista Giorgio Strehler diceva di Lele Luzzatti. Di fronte alle sue scenografie si ha quasi sempre l'impressione di finire mani, piedi e pensieri dentro un sogno.